signori, pronto. Buongiorno a tutti. Sì. Prima di iniziare permettetemi un breve cenno storico sul corpo dei bersaglieri. Era il 1831 quando l'allora capitano dei granatieri Alessandro Ferrero della Marmora elaborò le prime proposizioni intorno a un corpo speciale. All'inizio venne osteggiato dal re Carlo Alberto, ma dopo qualche anno approvò la costituzione del nuovo corpo. Il sogno di Alessandro La Marmora fu dunque creare un corpo di soldati scelti, esperti nel tiro della carabina, veloci e da impiegare nelle azioni più rischiose. E fu così che il 18 giugno 1836 nacque il Corpo dei Bersaglieri. Sono trascorsi 184 anni. Sin dalla fondazione del Corpo, i bersaglieri si sono resi protagonisti indiscussi della storia d'Italia, lasciando sempre e dovunque un'impronta indelebile, accompagnata dal sincero plauso ed entusiasmo. Oggi, con lo stesso slancio che distinse i fanti piumati negli eventi che portarono la Breccia di Porta Pia, ci si appresta ad affrontare nuove sfide e nuove minacce derivante da un quadro strategico in continua evoluzione. Oggi i bersaglieri sono anche soldati di pace e sono presenti in Libano, Afghanistan ed Iraq. Prima di iniziare vorrei a nome mio e di tutti i bersaglieri di Pescara ringraziare sentitamente coloro che hanno reso possibile questa mattinata, pur rispettando rigorosamente le leggi vigenti a causa di questa terribile pandemia. Il sindaco avvocato Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale dottor Marcello Antonelli ed il questore dottor Misiti. Ringrazio il cavalier Tito Di Sante in rappresentanza delle associazioni combattentistiche d'arma. Un sentito grazie lo rivolgo a tutte le autorità civili e militari presenti in questa piazza. Che i bersaglieri fossero qui a Piazza Salotto con la loro fanfara per farci sentire le musiche che loro rappresentano dovunque nel mondo, perché loro sono gli ambasciatori italiani nel mondo, nonostante siamo ancora in periodo post-Covid, un periodo in cui le manifestazioni sono comunque contingentate, ma era importante farla questa iniziativa, era importante esserci soprattutto per ricordare che nel 1836 la Marmora istituì questo corpo militare su indicazione, su sollecitazione del re Carlo Alberto di Savoia. Quando istituì questo corpo, la leggenda racconta che fu presentato nella Piazza Reale di Torino e poi il re
e la Marmara andarono in carrozza alla Reggia di Venaria, dove trovarono un altro battaglione che ovviamente li attendeva. Il re disse ma se ne doveva istituire soltanto uno di battaglione, e la Marmara rispose ma questi militari sono gli stessi che erano in piazza e ci hanno anticipato correndo, e questi sono i bersaglieri, perché i bersaglieri hanno rappresentato in ogni data importante dell'Italia il simbolo di un'Italia che soffre, di un'Italia che è sempre pronta per la bandiera a combattere, a sacrificarsi e ad onorarla. Nel 1848 la battaglia di Goito, la prima guerra d'indipendenza, nel 1855 in Crimea, dove la Marmora purtroppo morì, e l'immagine della battaglia di Cernaia è rappresentata da un quadro di De Stefanis, anch'egli bersagliere, che immortalò quella battaglia a simbolo di un'Italia che combatteva in Crimea, di un'Italia che non ancora c'era ma che aveva i bersaglieri che combattevano per una nazione libera. Così come nel 1870 la presa di Porta Pia, quell'immagine del bersagliere che varca la breccia è un'immagine che tutti quanti abbiamo nei nostri occhi. Poi i bersaglieri rappresentano anche non soltanto la storia dell'Italia, anche la leggenda dell'Italia, a cominciare dalle penne di cedrone piumate che sono il simbolo bellissimo dei bersaglieri. Rommel in Africa disse il mondo ha ammirato i soldati tedeschi, ma i soldati tedeschi hanno ammirato i bersaglieri italiani, perché i bersaglieri italiani si sono distinti dovunque, ma si sono distinti in guerra e in pace, perché nel Libano nell'82, quando i bersaglieri sono andati con i mezzi bianchi e i cappelli piumati, inizialmente sono stati accolti da scetticismo, ma poi sono diventati veramente i protagonisti di queste missioni di pace, perché noi siamo quelli che hanno il cuore, che hanno la passione, che ci mettono l'umanità, che ci mettono la sensibilità. Questi sono i bersaglieri, questi sono i nostri militari quando vanno all'estero. È per questo che noi dobbiamo onorarli ed essere orgogliosi di loro ogni volta. E poi i bersaglieri che suonano e che corrono sono l'unico corpo che suona correndo, e sono accolti dovunque con affetto e simpatia, come dice la vostra, il vostro inno Flick e Flock, che dice quando passano per via sono accolti con affetto e simpatia. Io insieme all'affetto e alla simpatia ci metto anche un po' di commozione, perché nelle mie immagini di bambino ci sono le fotografie consumate di mio padre bersagliere e di mia zia che mi raccontava, una zia che è vissuta fino a 104 anni e che ricorda tutta la storia d'Italia del XX secolo. Mi diceva quando passava tuo padre con la testa piumata tutte le ragazze si giravano, e questi bersaglieri sono e lo sappiamo perfettamente. Io sono felice di avervi a Pescara, di onorarvi a Pescara. Viva i bersaglieri, viva Pescara, viva l'Italia. We'll be right back.
la bellezza di 3 mesi e mezzo di questa benedetta o maledetta pandemia, abbiamo voluto forzatamente questa festa che ci ricorda i 184 anni della nascita dei Bersaglieri, 18 giugno 1836. Tante volte è stata detta questa data, però è bene ricordarla ancora. I Bersaglieri sono veramente molto amati a livello nazionale. Ogni volta che c'è un raduno, in particolar modo nazionale, c'è una grande festa in tutta la città. Ricordiamo con piacere e con un pizzico di commozione il raduno nazionale fatto nel 2017 qui a Pescara. 90.000 persone che hanno sfilato e quasi quasi si rischiava di non fare il raduno perché il tempo non è stato clemente. Eppure l'abbiamo fatto. Noi siamo un'associazione che consta di 200 associati, soci, benemeriti e simpatizzanti. Simpatizzanti perché oggi soltanto chi ha fatto il militare, e il militare non lo si fa più, quindi stiamo aggregando anche i simpatizzanti, le nostre mogli che stanno con noi, il settore femminile che abbiamo, il gruppo podistico. È qualcosa che noi ne siamo innamorati, veramente lo facciamo con tanto tanto piacere. Nessuno ci forza a fare una cosa del genere se non il nostro stato d'animo e il nostro affetto nei confronti di quest'arma, che è un'arma di fanteria nobile, bella e, come diciamo noi, almeno con lo spirito, quando facevamo il militare a 20 anni, 20 anni per tutta la vita. Quest'anno purtroppo non ci sono appuntamenti. L'appuntamento più importante era il 20 settembre di quest'anno, però hanno bloccato tutto, hanno posticipato al prossimo anno, al 2021, il raduno a Roma. Quest'anno era il caso dei 150 anni della Breccia di Porta Pia. Purtroppo per questa pandemia non si può fare. Altri raduni, noi a settembre, la seconda domenica di settembre, ogni anno facciamo un pellegrinaggio a San Gabriele con la fanfara, restiamo a messa
andiamo a salutare San Gabriele alla cripta. Quest'anno purtroppo non lo possiamo fare. Dovevamo andare anche in Sardegna per un raduno interregionale, neanche quello. Quindi per tutto quest'anno è stato bloccato tutto. Una cosa che ho dimenticato, perdonatemi, è stiamo creando la protezione civile qui a Pescara per dare un aiuto a chi necessita e speriamo che non succeda mai nulla, ma siamo sempre pronti a ciò che può succedere. Questa ricorrenza ho la duplice veste di vice presidente regionale e di delegato nazionale di protezione civile. Sono rammaricato di essere a questo microfono oggi per il semplice fatto che questo evento e di conseguenza anche l'intervista erano dovuti al nostro caro presidente che in questo momento è leggermente indisposto e stiamo aspettando che venga dimessa dall'ospedale. Quindi facciamo tanti auguri al bersagliere maggiore Sandro Di Cristoforo con la speranza di averlo presto fra noi. Abbiamo anche parecchie assenze dovute probabilmente a questa pandemia, anzi sicuramente ad essa. Siamo ripartiti in formato ridotto, speranzosi di un domani migliore, di poter riprendere la fila delle nostre manifestazioni. Con me ho portato il gruppo di protezione civile dell'Aquila per il distanziamento sociale
con il capo nucleo Enzo Di Gregorio. Sono particolarmente compiaciuto tra l'altro della notizia di questi giorni che un nuovo gruppo sorgerà in Pescara, come stanno sorgendo un po' dappertutto in questo periodo. Forse la causa principale è la presa di coscienza del volontariato utile e necessario in periodi di emergenza come queste o altre che si potrebbero verificare in futuro. Siamo sempre sul territorio italiano sotto qualche emergenza e di conseguenza la nascita di questo gruppo e di altri, e siamo in qualche maniera fiduciosi di avere anche un riconoscimento a livello nazionale entro l'anno, in maniera da poter essere maggiormente utili in caso di necessità. Devo dire che è stata una bellissima giornata, era giusto onorare il Corpo dei Bersaglieri nel 184esimo anniversario della nascita di questo corpo, che è particolarissimo perché è un corpo che ha segnato tutte le tappe della storia italiana da quando è nato, dal 1836, ricordiamo la battaglia di Goito, ricordiamo Porta Pia, ricordiamo la Crimea, ma ricordiamo anche le azioni di pace portate avanti dal Corpo dei Bersaglieri, quelli del Libano nel 1982. Sicuramente è il corpo che rappresenta l'italianità ed è il corpo più romantico che ci sia. Nell'immaginario collettivo di ogni bambino c'è un bersagliere che lo porta per mano, quindi era giusto oggi onorare. Pescara ha avuto una bellissima giornata ed è fiera di aver onorato questo corpo con la fanfara dei bersaglieri che si è veramente distinta con queste musiche a Piazza Salotto, che sono state meravigliose. C'è tanta gente che ha voglia di riprendere una vita normale, sempre con le prescrizioni post-Covid, però piano piano dobbiamo tornare alla normalità e noi abbiamo voluto con forza e con determinazione che si facesse questa iniziativa, perché ripartire con la fanfara dei bersaglieri è dare un bel segnale di unità, un segnale di pace, un segnale di una storia che è ancorata bene alle nostre tradizioni ma che guarda fortemente al futuro. Yeah.